Teledor Ruti, Maurizio Ponzi, maestro del cinema, ma anche apprendo tutto quello che vorreste sapere sui tram, ma nel globo o a Roma segnatamente? Diciamo che a Roma. Di Roma sono un po' specializzato perché sono romano e da quando ero bambino che sono appassionato di tram, quindi i tram romani. E perché appassionato di tram? Non si è mai saputo. Non si è mai saputo. Ho provato anche parlandone con altri miei simili, ma nessuno se lo sa spiegare. Ho passato la mia infanzia a vedere passare i tram. Sai come il titolo del libro? Abitavo a Piazza Vittorio. Sono nato a Piazza Vittorio. Quindi i tram della mia infanzia erano il 3, il 4, il 10 rosso, il 12. E hai mai detto di avere dato tu nome all'8? Ah beh, tra l'altro. No, perché nel periodo in cui era vice sindaco Tocci, Walter Tocci, eravamo abbastanza amici e quindi quando c'è trattato di rinumerare le linee tranviarie, ormai avevano preso la piega delle tre cifre, 516, 225, dei nomi orrendi, abbiamo deciso di rimettere dei numeri umani e allora ne abbiamo parlato, ho dato a Tocci un piccolo elenco e siccome l'8, che era di imminente istituzione, correva il rischio di chiamarci 180. Ma diciamo che l'8 va da Casaletto Piazza Venezia. A Botteghe Oscure. No, adesso sì, Piazza Venezia. E rischiava di chiamarsi 180 per un curioso criterio di tre assurde cifre deciso anni prima. Io mi ribellai, dico 180 non è possibile. Chiamiamolo 8 perché è l'ottavo settore di Roma e lo chiamiamo 8. Ma come hai fatto, così fu fatto. Ma come hai fatto diciamo, ad acquisire questa autorità? Beh, l'esperienza che mi ha dato e anche la conoscenza di tante altre città europee e non europee. Adesso mi apprezzo molto quello che sta facendo Patanè. Chi è Patanè? È l'assessore alla mobilità che abbiamo adesso con Gualtieri, il quale si è trovato a una situazione veramente molto drammatica. Dopo i 5 anni della sindaco 5 Stelle, i tram trascurati e così via. Insomma, cioè, i progetti in corso, anche se con un certo rallentamento, sono molto interessanti e quindi vi vorrei fare i complimenti, Padre. Speriamo che cambi l'occasione. Ma volevi lanciare un appello? Beh, l'appello è che stiamo attenti con le linee nuove, quali numeri mettiamo e poi vorrei tanto che fossero recuperati i numeri a 2 cifre nelle linee centrali, anche di autobus. Non è possibile avere degli autobus che hanno dei numeri che sembrano numeri telefonici. Difficilissimi da ricordare, insomma vabbè, sembrano sciocchezze, però poi insomma in una grande città come la nostra hanno la loro importanza. Tutto qua. Ma perché a Roma si dice il 2,80 e il 6,28 e non cioè, si dice... Sì, beh certo, perché si pronuncia meglio. No. Il problema però è che il 6,28 era il 9, è diventato 6,28, se ve lo spiego è assurdo. Perché un capolinea nasce nel 6° settore, un altro nel 2° settore, quindi 6 e 2, e 8 è un numero progressivo. Se poi per caso queste linee cambiano capolinea, dovrebbero cambiare anche numero e non lo cambiano. E quindi è una confusione totale. Il 280 era il 28, non ci piaceva 28, benissimo, ritorni a essere 28. Ma Patanè lo sa benissimo, è che ci vuole anche tempo per fare questo tipo di variazioni. Ormai siamo in mano ai computer, poi bisogna rifare tutte le fermate, insomma non è semplice come sembra, però piano va fatto. Due cose, nel tuo cinema i tram sono mai comparse? Sempre comparse. In che forma? In qualunque forma possibile e immaginabile, tranne che in un film o due ci sono sempre dei tram nei miei film. O sono di molto importanti, come negli Occhi era l'oscuro, dove il tram è proprio parte in causa. Io che all'oscuro mi ricordo la cassaforte. Quale? Quando apre la cassaforte. Beh sì, vabbè, è un momento del film. E mi ricordo, non so perché, dove ringhia qualcuno della cassaforte. Sì, l'uno dove c'è una donna cattiva con un cane cattivo, ringhia il rumore. Mi ricordo questo. E comunque lì c'è il tram, è molto presente. Quando i film sono girati in città dove il tram non c'è, l'ho fatto comparire in altri modi, su una maglietta, disegnata e così via. Ce lo metto sempre. Come Hitchcock quando? Sì, esattamente come Hitchcock.
Perdonami, tu sei stato amico di Pierpaolo Pasolini. Beh, amico, anche collaboratore. Collaboratore, certo. Ma nella poesia, quella dedicata a Pio XII, ci sta il racconto di un povero disgraziato travolto da un tram. Cioè, io non me lo ricordo però. Sì. Pasolini dice da un obtuerio aristocratico e negli stessi giorni in cui nascevi tu nasceva, adesso non ricordo il nome di questo povero Cristo che Pasolini descrive cadavere sulle rotaie del tram con un poliziotto che urla fuori dai coglioni, ecco, e parla del gelsomino. Il gelsomino oggi non esiste più in forma di borgata. Il gelsomino sta dietro San Pietro, era una zona molto povera, via Gregorio VII per intenderci. Certo. C'erano dei tram in via Gregorio VII? No, ci saranno fra un po' però, perché la linea 1, il numero che fu stato conservato apposta da me Tocci per fare la linea Stazione Termini Vaticano, la linea 1 partirà dal capolinea della metro A di Gregorio VII, per cui i lavori cominceranno proprio da quel lato lì, per cui per la prima volta verrà il tram in via Gregorio VII, fino a Porta Cavalleggeri per ora. Grazie Maurizio. Ecco, te volevo dire che Pasolini era abbastanza attento, quando raccontava le sue storie, penso a Ragazzi di Vita, soprattutto Una vita violenta, è una Roma con i drammi molto presenti, cioè per esempio il 13 e il 28 sulla circonvallazione Gianni Colenz sono molto presenti, citati da lui, anche con una certa esattezza. Tranne una volta sbagliò un numero, glielo dissi e lei si mise a ridere. Grazie. Grazie a voi. Maurizio Ponzi, ciao, tutto grazie. Quello che vorreste sapere sui tram di Roma è in suo possesso. Ecco, chiedetelo all'amico Abate e lui me lo girerà.